Io sono un raccontatore di storie e approfitto del mezzo della canzone per raccontare queste storie anche, oltre a raccontarle direttamente in maniera che può somigliare a quella cabarettistica, ma non è esattamente la stessa cosa. Cioè, io col cabaret televisivo delle battute non c'entro niente. E niente, poi ho cominciato a percorrere la mia strada da solo, continuando a raccontare, soprattutto in canzone, ma non soltanto in canzone, le mie storie, che hanno come chiave di lettura sempre quella dell'ironia, dell'umorismo, della satira, anche impegnata. Siamo pronti ad affrontare. Fuori sento ridere, quindi il pubblico è già in sala. È già caldo. Il pubblico è caldo come sempre, caldo e numeroso. Che emozione fa avere un pubblico così caldo? Sarà un pubblico come quello di tutte le altre sere. Solitamente il pubblico di Campobisano è noto per essere definito il pubblico delle piramidi, cioè un pubblico sarcofago. Vale a dire che ciascun elemento, ciascuno spettatore viene portato in sala, chiuso in un'urna. Un'urna cineraria, termine esatto, e che viene un po' non neanche aperta del tutto, viene semplicemente tenuta accostata e spia tra una benda e l'altra della mummificazione nota. Io scrivevo storie, come ho già detto prima, ed è forse l'unica cosa attraverso la quale mi piacerebbe essere comunque definito e ricordato. E ho scoperto che scrivendo soltanto le storie si riusciva ad arrivare a un certo numero di persone, e chi scrive le storie è un narciso, comunque è insomma una vecchia prostituta, ha bisogno di sentirsi intorno il calore e diciamo il piacere della gente che ascolta. E io ho preferito approfittare del mezzo della canzone per farmi ascoltare da più persone, ecco tutto qui. Certo. Possiamo poi ero un appassionato, e lo ero e lo sono tuttora, un appassionato straordinario dei cantautori, in anni, diciamo gli anni 80, nei quali i cantautori non riscuotevano un grande successo tra i giovani, quindi ero considerato una specie di specie protetta già tra i miei coetanei che ascoltavano tutt'altra musica. Io sono rimasto fedele a quel tipo di musica e lo sono. Io non è un album, perché di fatto non esistono album, non esistono quasi più per quelli importanti, per quelli famosi, figuriamoci per me. Sì, ma sfuggito il termine. Io registro, incido le canzoni che poi fanno parte dei miei spettacoli, qualche volta anche qualcosa delle parti parlate, più che altro per dare la possibilità a chi viene a vedermi magari di riascoltarmi, se ha voglia di farlo. Siccome molti hanno voglia di farlo, io li accontento in questa maniera. E poi piace anche a me a volte risentire, quando sono passati tanti anni, le canzoni che facevo tempo addietro. Però non sono dischi che poi vanno nei negozi, anche perché sapete benissimo che il mercato del discografico del CD non esiste quasi più, non può essere paragonato a quello dei dischi di un tempo. Quindi sono spettacoli, le mie canzoni, spesso le mie canzoni valgono bene alla prima, cioè la gente le ascolta quella volta lì in diretta e devono essere inserite in un contesto spettacolare per avere un significato. I castagni sono qui, la nebbia di asfalto, nessuna pietà, che è venuto il cinghiale, e lui col fucile, ha tirato sicuro, ha colpito il postino, nelle fiamme del culo, in questura diceva, ma quale postino? Non vede già le segno, e le stanno perfino, si d'accorda due gambe, ma nessuno è perfetto, cosa c'è tra gli occhiali, è un gran bel cinghialetto, il postino con il paletto in interessante. Volevo chiederti, visto che tratti nei tuoi testi la politica, così come trovi che i tuoi alunni e i giovani di adesso l'affrontano? Non diversamente da come l'affrontavano i giovani della mia generazione. Quindi io tra i miei allievi e i miei coetanei di allora non vedo una grande differenza, se non in positivo oggi. Cioè molto meglio a questi ragazzi, che almeno non hanno la spocchia di quelli che si disinteressano a tutto perché volontariamente. Loro bene o male sono digiuni di tutto, però ansiosi
di capire e anche curiosi, mentre invece quelli della mia generazione, forse perché stanchi delle abbuffate di politica che avevano fatto i loro padri o quelli che venivano prima, si discostavano consapevolmente e colpevolmente, secondo me, da tutto ciò che era, ma non soltanto la politica, anche i temi civili, i temi di impegno sociale, non ne fregava niente. Parole si dicevano, gli uomini sono tutti uguali, e contro i altri danni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Ho letto che alcune tue esigenze sono luogo chiuso con palco e pedana. Hai paura di prendere freddo? Sì, ho proprio il terrore dei posti dove c'è dispersione, dove non c'è attenzione. Una cosa che mi manda in bestia in questo mio mestiere è la disattenzione di chi non vuole ascoltare, di chi non vuole concentrarsi, chi non vuole capire. Purtroppo le cose che faccio io, per le cose che faccio io servono delle persone che si mettono lì tranquille e ascoltano. Pensavo avessi paura che ti piovesse sul mixer in realtà. No, è una cosa molto più seria. Lo so che può sembrare presuntuoso, no, d'altra parte io sono pronto a sedere a mia volta e ascoltare qualcun altro, ma nel momento in cui parlo io, nel momento in cui parla qualcun altro, bisognerebbe ascoltarlo sempre. Questo bisognerebbe partire sempre da questo presupposto, se no uno può anche starsene a casa se non ha voglia di ascoltare. Esattamente, siccome in genere nei luoghi all'aperto, alla sagra della porchetta, alla sagra della sangria e altre cose, la gente fa di tutto fuorché mettersi lì ad ascoltare. Solitamente la gente dorme durante gli spettacoli, e penso che anche oggi farà del suo meglio. Faranno del loro meglio, dormono sempre con saporitamente oppure pensano ad altro. A volte mi capita di guardare dei volti nei quali scopri che comunque la gente sta pensando ad altro. O hanno altre... Cioè sta dormendo. No, anche chi non dorme raramente guarda me, cioè, oppure se mi guarda mi fissa ma con l'occhio distratto di chi naturalmente ha altre idee per la testa. In genere sembrano tutte persone capitate qui per caso che stanno cercando di far passare il tempo in attesa di un grande avvenimento che deve succedere dopo, non so, un treno che parte. Perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via. Che tristezza se un'ascella si abbandona. Che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo, mogio, mogio. Poi dal treno ho perso un braccio, salutando. Mi dispiace che ci avevo l'orologio. No, volevo farti una domanda, visto che fai anche degli spettacoli con delle cover di Giorgio Gaber o così via, cosa ne pensi degli artisti che fanno solo cover e che magari si sentono cantare dalla folla, non so, tipo Vasco Ale Ale, quando, perché fanno Vasco, non credo a te ti sia mai capitato di essere chiamato Gaber. Ma cosa ne pensi di queste persone che fanno questo genere di musica? No, non ne penso bene, perché è una cosa che non fa andare avanti comunque la musica. Io faccio omaggi a grandi artisti in qualche modo per far rivivere le loro canzoni, dare il mio piccolissimo contributo insieme a quello di tanti altri. Non ne penso molto bene. Io credo che i giovani dovrebbero pensare a... Ma naturalmente non è colpa dei giovani, dovrebbero pensare a proporre le loro cose in modo da mandare sempre avanti la sperimentazione e la scoperta di nuove strade. Cioè, non credi che a volte sia un po' un modo per vendere birra, nel senso che uno è costretto a fare questo genere di musica se vuole apparire su un palco e di conseguenza chi lo paga è più interessato a vendere la birra alla determinata festa del paese o nel proprio locale? È solo ed esclusivamente quello, è proprio così. È triste che al di là di quello che vuol vendere birra ci sia anche tutto un pubblico preparato ad andare a vedere solo, ascoltare solo le cose che conosce già. Noi in Italia siamo molto fermi da questo punto di vista a tutti i livelli culturali, vogliamo soltanto le cose che conosciamo già, che ci piacciono già. Li abbiamo visto tutti in scudo, la piramide di Cheo, volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica dell'estate non si udiva più là,
Milano.